Buonasera e benvenuti a tutti. Voi vedrete dalla mia faccia che sono veramente felice, non solo io personalmente, ma per tutta Monte San Savino, della presenza di queste due signore, una in particolare che credo sia ormai per tutti considerata una grande icona del cinema italiano. Ormai Amanda, che è diventata una di noi perché ormai quasi vive a Monte San Savino. Tra l'altro vorrei ricordare che addirittura quest'anno è il direttore artistico della nostra stagione teatrale, quindi è qui ancora più a pieno titolo, in questa sede. Cosa posso aggiungere? Poi magari parleranno loro anche nel proseguo. Che credo che un'iniziativa come quella di questa sera, per la quale ringrazio particolarmente le officine della cultura, è una serata di tutto livello, sia per la loro presenza ma anche per il significato che questa serata vuole anche trasmettere e rappresentare. Non a caso il film che poi vedrete è un film che vede Stefania Sandrelli, regista, e Amanda come attrice, quindi madre e figlia veramente unite in un mondo dello spettacolo, ma che è qualcosa di più, perché non è solo la performance o l'apparire, ma credo che loro rappresentino anche un valore aggiunto che a mio avviso è un valore che io cerco modestamente di portare avanti, che è quello della cultura, e di vedere in tutte le cose che avremo modo di, che loro ci propongono, sia questa sera nel film, ma poi in questi giorni qui a Monte San Savino abbiamo la produzione, perché il teatro di Monte San Savino è anche una residenza teatrale, che non è poi una cosa da poco, ha la produzione, qui si svolge proprio la produzione del Piccolo Principe e l'Aviatore per la regia di Amanda, e di cui poi ci sarà la presentazione ufficiale, anche se in questi giorni vengono fatte delle matinée per i giovani delle scuole, il 21 di questo mese. Quindi io cosa aggiungo? Aggiungo che sono veramente soddisfatta, felice della loro presenza, perché Monte San Savino a questo punto ha tutti gli elementi per assurgere a quello che io desidero che diventi e continui ad essere, cioè un paese dove si fa tante cose, ma in particolare cultura di un certo livello. E credo che qui questa sera noi abbiamo delle protagoniste, delle rappresentanti di questo mondo che più di così, insomma, non si poteva desiderare. Grazie. Io sono qua per questo, per sostenere questa causa meravigliosa. E stasera vedrete, io sono molto felice perché sono molto contenta di aver fatto questo film, e vorrei parlarne a lungo, però forse è meglio parlarne dopo la visione, in modo che intanto posso dire che io non ho fatto questo film, sono un'attrice un po' atipica e anche una regista un po' atipica, nel senso che come attrice non ho mai voluto fare l'attrice per far vedere quanto fossi bella o quanto fossi brava, così altrettanto non volevo fare la regista per fare un film, capito? Volevo fare questo film e volevo farlo con gli attori che ho scelto accuratamente, compresa Amanda, che mi ha fatto veramente un bellissimo regalo, ed è stato credo molto più difficile per lei lavorare con me che il contrario. Per me è stato un dono, proprio un regalo meraviglioso, perché lei incarnava perfettamente l'idea che avevo di Christine de Pizan, e cioè una donna molto femminile ma molto forte,
bella, di una bellezza particolare, non stereotipata, ovviamente molto naturale, e quindi di una piccola grande donna. Avrei potuto ovviamente avere tutti gli attori, che voglio dire il massimo, perché credo che insomma questo sarebbe stato un percorso possibile. E invece io ho voluto fare questo film esattamente con gli attori che ho scelto, e compresa Amanda, ovviamente, soprattutto con Amanda. Spero che vi piaccia. Io ho cercato di eludere tutto quello che poteva essere, come posso dire, non cultura, la cultura c'è, però non volevo letteratura, letterarietà, ecco, più che altro. Parla di letteratura perché parla di una grande scrittrice, una grande poetessa, però volevo prima di tutto che fosse la storia di una donna, così come mi è arrivata leggendo la biografia di questa piccola grande donna, e che ha avuto un posto a tavola, nella tavola della storia delle donne. Quindi da lì sono partita, diciamo, è stato un percorso molto piacevole, molto appassionante e per me meraviglioso. Quindi è un regalo che mi sono fatta ed è un regalo che ho ricevuto da mia figlia Amanda, che stimo molto. Grazie. Ha detto quasi tutto, ovviamente era, io appunto quando mi ha detto che voleva che io fossi Christine, le ho detto: ma sei sicura? Insomma, ci sono attrici più famose, più belle, più brave di me sicuramente, però effettivamente l'unica cosa di cui sono contenta è un regalo che lei ha fatto, ci siamo fatte, diciamo, se no non facciamo i complimenti, ce lo siamo fatte e ce lo siamo goduto. Ecco, quello che ho cercato di fare nell'interpretare questo personaggio meraviglioso, intanto ho avuto la fortuna per una volta di avere il tempo di conoscere, perché i personaggi si conoscono come le persone, ci vuole un tempo per farli scendere, insomma, no? E Christine io l'ho conosciuta un paio d'anni prima di fare il film, e quindi ho avuto tutto il tempo di leggere, di capire, di entrare, di far depositare le cose e poi di lasciarmi andare all'avventura del film, perché poi nel momento in cui giri non c'è più la testa, ma si va con altri sensi, insomma. E questo è stato bellissimo, non mi era mai successo prima di avere così tanto tempo per affrontare un personaggio. E poi ho cercato di stare un passo indietro, cioè di lasciare che davvero fosse il film a parlare, fosse la storia di questa donna, perché è un personaggio bellissimo, è un personaggio, l'hanno definita una proto-femminista, ma insomma in realtà è una donna intelligente, coraggiosa, forte, in un periodo in cui era un po' più difficile esserlo, anche se anche adesso non è che sia proprio semplicissimo, diciamo. E quindi sono stata felicissima di farlo, e poi ecco, non so bene cosa, cioè sono più contenta di parlare dopo, perché magari avendo l'ho visto, magari avete qualche curiosità e qualcosa che può essere più piacevole di cui parlare meglio dopo la visione del film. Vi auguriamo una buona visione. Grazie. Grazie. Allora, buonasera a tutti. Allora, intanto un applauso ai nostri ospiti. E poi Amanda Sacrelli, allora. È venuto ora il film. Sarebbe bello sentire da voi una bellissima impressione, addirittura fare anche voi la prima domanda, però io partirei subito da Stefania, da farci raccontare della sua scelta di avventurarsi per la prima volta dietro la macchina da presa, affrontando la storia di una donna forte, di una storia anche molto particolare,
ambientata, una storia in costume, quindi con tutte le difficoltà di quello che può essere una prima regia, che però non è semplice. Quindi qual è stata la motivazione o l'ispirazione che l'ha spinta ad affrontare una storia così lontana anche magari dalla sua storia personale? Qual è la molla o il momento in cui hai detto questa è una cosa che vorrei fare? Dunque, si sente? Io in occasione dei regali di Natale in una libreria la copertina di una giovane donna tra cielo e mare, praticamente no, tra cielo e mare, tra cielo e vabbè, insomma, ho visto una copertina bellissima, ne sono stata attratta, l'ho comprata, ho comprato il libro e ho letto questa biografia e me ne sono innamorata proprio decisamente. E quindi è stata un'attrazione fatale, come dire, non ho, e ho avuto anche dei problemi perché ho detto non vorrei che questa scelta di voler desiderare così tanto di fare questo film mi facesse, come dire, diventare un'altra volta la pietra dello scandalo, cioè che si parlasse di me, che si pensasse di me che io ho voluto sciorinare cultura, come dire, intellettualismo, che sono cose lontanissime da me. E per cui sono stata un po', ho sedimentato un po' e poi ho capito che il desiderio era più forte di tutto. Di tutto, e ho fatto qualsiasi cosa per fare questo film, ho fatto un percorso molto onesto, troppo forse, e poi niente, poi però avrei dovuto fare veramente, mi hanno dato 8 settimane, io praticamente l'ultima inquadratura l'ho fatta l'ultimo giorno dell'ottava settimana, quindi sono stata diligentissima, mi è venuta un'energia, una carica che io non credevo di avere, ero la prima ad arrivare, l'ultima ad andare via. Poi però avrei dovuto fare anche la distribuzione e allora troppa grazia a Sant'Antonio, cioè io non ce la facevo, capito? Per cui sono uscita, ho avuto bellissime critiche, mi hanno fatto uscire con pochissime copie. Una ventina di copie. Pochissime, tanto è vero che sia Alessio che Alessandro si sono alzati alla casa del cinema, mi ricordo se ne sono andati, hanno detto vabbè ma di che parliamo, e purtroppo il cinema in Italia va così. Comunque io sono molto felice del mio film e ogni tanto me lo rivedo molto volentieri. Quando hai pensato al film su questa donna straordinaria Cristina da Pizzano, sì, cioè, hai pensato già ad Amanda come protagonista? Dunque, l'ho detto prima, sì, ovviamente io avrei potuto avere chiunque, credo, sarebbe venuto a fare questo film, però ho voluto fare un piccolo film italiano, non ho voluto una produzione... tanto è vero che mi avevano corteggiato, insomma, dei produttori, e ho voluto fare come un film indipendente e con attori italiani e con gli attori che avete visto, insomma, mi sembrano siano tutti azzeccati, insomma, tutti giusti, e soprattutto Amanda, insomma, soprattutto lei, perché volevo un'attrice che non fosse una diva, tra virgolette, non so, no, capito, queste attrici che hanno un nome, come dire, troppo riconoscibile, cioè lei aveva anche un passato di qualità, però non troppo altisonante, cioè no, non è mai, fortunatamente per lei, dico, diventata una diva. Per caso cui, qualche copertina di Vogue, per qualche... A parte qualche copertina di Vogue, insomma, tra l'altro... E com'è stato dirigere la figlia? Un regista, c'è stata più rigida del solito?
o non c'era bisogno? No, poverina, a me mi sono dispiaciute delle attese a cui lei non era abituata, essendo prevalentemente un'attrice teatrale. Però tant'è, il cinema è fatto di attese, per cui bisognava che lo imparasse sulla sua pelle, come dire. Infatti ogni tanto lo dicevo, mi dispiace, ma sapevo che entrava la mattina e magari ne abbiamo parlato. Lavoravi alle 6? Sì, come succede a tutti gli attori di cinema. Questo è questo, per cui è veramente difficile. Mi sono abituata. Non sei abituata. No, ancora no. E poi questa cosa che vorrei chiedere ad Amanda, a parte che conosci bene questo teatro e forse ti sentono anche senza microfono, però c'è questa storia anche un po' diversa tra te e tua madre, nel senso che tu poi a suo tempo hai fatto una scelta forte per il teatro, quindi questa è una delle poche occasioni in cui hai ripreso il cinema. E come ti sei sentita sapendo che dall'altra parte della cinepresa a darti i tempi e i modi c'era tua mamma? Ma sai, io credo, cioè la confidenza e la fiducia sono la base di qualunque collaborazione, no? In qualunque mestiere, non solo nel nostro. Il nostro è un lavoro che si basa su di te, su quello che hai dentro, su quello che senti, e sulla gestione dei sentimenti, ma insomma di sentimenti, di cose interne si parla. Quindi è ovvio che la confidenza e la fiducia sono una base fondamentale per lavorare bene. Non a caso spesso si creano dei gruppi di lavoro, no? I registi tendono a lavorare con gli stessi attori perché è come se tu superassi una serie di aggiustamenti, di complimenti, di comprensione, di sovrastrutture che cadono. Se ti devo dire una cosa te la dico, se devo chiedere una cosa te la chiedo. Quindi è chiaro che la confidenza porta a una facilità molto maggiore di lavoro. Io ho aspettato, perché poi questo film lei ha faticato molto per farlo, ne parlavamo adesso a tavola e dicevo che insomma questo è un po' un problema di questo paese, cioè un'attrice ora senza fare cose altisonanti, però insomma un'attrice con la carriera che lei ha e aveva anche qualche anno fa, normalmente in un paese diverso forse sarebbe bastato che avesse detto mi piacerebbe fare un film su un personaggio storico importante, gli avrebbero dato tutto quello che le serviva. Lei ha dovuto combattere e faticare per un paio d'anni, anche di più, per fare questo film, quindi è stato un percorso. E io ho cercato di dire, invece che teatralmente prevedo la mia carriera, quello che farò di anno in anno, perché il teatro cioè io so già cosa farò nel 2017 e forse anche nel 2018, insomma teatralmente, per cui ho cercato di tenermi libera un anno, tenermi libera due anni, ma a un certo punto ho detto c'è uno spettacolo anche bello, ho detto io lo faccio. Spero che non combacino le due cose, ovviamente per la legge di Murphy le due cose erano perfettamente combaciate. Io ho iniziato il film e ho iniziato uno spettacolo, per cui è stato un momento abbastanza faticoso, perché io cominciavo a lavorare la mattina alle 8 e finivo alle 7 sul set, mi prendeva l'autista, mi portava in teatro, finivo alle 11 in teatro, andavo a dormire, la mattina dopo alle 6 mi svegliavo, e sono andati così per 15 giorni. Poi è arrivato il 1° maggio, me lo ricordo ancora, la festa dei lavoratori, e ho finito il teatro e ho avuto, perché poi il teatro si lavora sabato doppia, domenica pomeridiana, lunedì sarebbe riposo e io ricominciavo col film. Quindi dopo 2 settimane ho detto io muoio, cioè io se ne hanno 2 giorni di tregua, non ce la faccio. E è arrivato il 1° maggio, ho detto grazie, allora grazie alla festa dei lavoratori. E mi sono ripresa. Un po' mi dispiaceva perché avrei voluto avere più energia, avrei voluto dedicare tutto il tempo a questo film. Poi appunto la vita va così e quindi ho fatto le due cose contemporaneamente. Infatti ogni tanto quando lo rivedo mi vedo una faccia molto stanca, anche se avevo qualche anno meno, la faccia era stanca, però Cristina era stanca sempre. Madonna, era Madonna
mamma stanca, quindi insomma ci stava, forse stanca, no? No, e poi c'era questa cosa del femminismo, no? Che ormai il femminismo è come se fosse una parolaccia, diciamo, tu sei femminista. A me ogni tanto me lo chiedono i giornalisti, ma tu sei femminista? Dico sì, perché cioè, è una cosa brutta, non si può, non si deve. Cioè, adesso, come se adesso fosse una cosa fuori tempo. E io rispondo spesso a questa cosa che mi piacerebbe moltissimo non dover essere, poter non essere femminista, perché se non lo fossi vorrebbe dire che quello che, per cui si combatteva negli anni 70 adesso sarebbe risolto, ottenuto e magari anche superato. E invece stiamo un pezzo indietro a come stavamo negli anni 70. Quindi penso che il femminismo continui a essere un valore. Il femminismo non nasce come opposizione ai maschi, contro i maschi. Il nostro caso, noi siamo circondati da maschi nella vita. Eloquenti. Io ho 4 fratelli maschi, 2 figli maschi, quindi non potrei neanche volendo non amarli. Però, come dire, il fatto che poi le donne abbiano ancora purtroppo molta strada da fare, no? Ma non noi, cioè il riconoscimento del femminile, noi ne abbiamo fatta, noi ne abbiamo fatta anche troppa forse, però il riconoscimento di quello che è il femminile è ancora indietro. Quindi quando parlavano di Christine come protofemminista, non è protofemminista, cioè adesso che avete visto il film e visto la storia, è una donna. Una donna forte, in gamba, che cerca di, come dire, di fare quello che vuole, anche se in quel momento storico non era previsto che le donne lo facessero. Una donna piena di avversità, come erano le donne. E come sono, ma immaginati, immaginati com'è. Però ecco, dopo un risultato così, anche tecnicamente, se ne parlava anche prima, però non so voi, insomma, poi sarebbe bello sentire anche la vostra opinione su questo, un film che comunque ha girato il mondo in tanti festival, ha avuto dei grandi apprezzamenti, anche premi, e c'è anche questo fatto che una regista donna, quindi anche se molto famosa, ma ha problemi, hanno problemi anche negli Stati Uniti con le registe donne, cioè, ecco, questa scelta però di fare questa grande cosa una volta, una tanto, poi ti sei fermata. Sì, no, dovrei avere un'altra attrazione fatale come con Christine, e non è facile, non è facile perché veramente io cioè, ho avuto un rapporto estremamente onesto per rapporto al desiderio sì. di rappresentare la vita di questa donna, e, però è stato molto faticoso. E mi è piaciuto moltissimo farlo, sono felicissima di averlo fatto e ho gratitudine per tutte le persone che me l'hanno fatto fare, però insomma ecco è un percorso, poi non ne ho il tempo, insomma. Poi gli attori sono abituati, lei poi io voglio fare la regista, scusa se ti no, poi anche il teatro, volevo fare questo film. Però fare questo film, non la recensione. No, non voglio fare le non mi interessa, voglio dire. Sì, di avere un'altra. Un attore in fondo poi viene coinvolto in un progetto, no? Cioè tu leggi delle cose, ti propongono delle cose, ti arrivano delle cose, tu decidi se ti piace o no. E il momento in cui decidi, lavori, no? E hai quei mesi, 2 mesi di lavoro. La regia è un percorso molto più lungo, cioè cominci appunto, scegli una storia, decidi di farlo, magari passano 2 anni prima che riesci a farlo, poi sono mesi di lavoro per girare, poi sono mesi di lavoro per montare, poi in teoria, come diceva giustamente, dovresti anche seguire la distribuzione, cioè no, è una cosa infinita, devi avere una volontà e un'applicazione che noi siamo dei treni. Quando ci buttano dentro, poi lì bisogna darci una botta per fermarci, però la volontà di ogni giorno dire adesso comincio, faccio questo, faccio quello, non siamo abituate. No, poi cioè, è difficile incontrare una piccola, storia, grande donna, una storia così attraente. Credo che mi piacerebbe.
rincontrarla, ma può darsi. A voi il film è piaciuto? Facciamo un sondaggio. La verità, un sondaggio verità, senza tanto non ci sente nessuno. Vi medesimate in Christine, avete visto? Oppure è una figura a cui ispirarsi o ti ha soltanto affascinato? No, io sono stata molto vicina a Christine e credo di avergli dato molto di me, però ho operato delle scelte con lo sceneggiatore, infatti mi sono avvalsa di un grandissimo, forse il più grande, che era Furio Scarpelli, e ho operato delle scelte precise per riuscire appunto ad essere fuori dall'intellettualismo, dalla letteratura fine a se stessa, capito? Ecco, volevo che primariamente fosse la storia di una donna. Siccome sono una donna, ovviamente lì sono stata molto vicina e ci ho messo molto di me, molto. Tanto è vero che Christine, per esempio, aveva 3 figli e uno è morto, per cui io avrei dovuto fare un film solo sulla morte di un figlio. Cioè, quando ti muore un figlio, poi non puoi dire, vabbè, è morto un figlio, fuori uno, sono rimasti 2. E io invece volevo, come dire, andare abbastanza sinteticamente dentro a questo personaggio, capito? Per cui ho operato delle scelte anche poco rigorose, però ecco, posso spiegarlo, insomma, non è che... Io sì, si aderisce sempre a un personaggio quando si fa. Anche quando un personaggio non ti corrisponde, anche perché poi, insomma, detto Pirandello molto meglio di me, uno nessuno è 100.000, tutti siamo un po' tutto, no? C'è qualcosa di ognuno, se vai a cercarlo, devi semplicemente capire qual è la parte di te che più somiglia a quello che rappresenti, se devi cercare la parte più aggressiva o più, no? Cioè cerchi quello che... Christine mi corrisponde tanto, ecco, infatti io non a caso mi ha scelto, perché sennò non mi avrebbe più scelto. Più che me, lei. Mi corrisponde perché io sono sempre stata molto celebrale, come lei mi prendeva in giro quando ero piccola. Psico la chiamava. Mi chiamava Psico perché io facevo dei sogni micidiali. Psico l'italiano, se era Psycho era quello. No, era Psycho. Diminutivo di... psicologi, perché ero sempre molto, insomma, molto, e mi è sempre piaciuto tanto leggere, quindi, come dire, c'avevo delle cose comuni a Christine come modo, una fragilità forte, è vero, io sono emotivamente fragilissima, molto emotiva, io piango per qualunque cosa, i miei figli mi prendono in giro. Però poi invece mi scopro delle forze che non so di avere, cioè poi in realtà sopporto le cose grosse, le sopporto meglio di quelle piccole, e evidentemente c'è qualcosa di comune. Credo che Christine sia migliore di me, ecco, è sicuramente una donna più forte, più talentuosa di quanto io sia, cioè almeno quello che scrive è incredibile per la sua epoca, è molto, molto, molto più avanti degli anni in cui vive, no? Cioè sarebbe straordinaria anche oggi una donna che riesce a fare, cioè il fatto che facesse l'editoria, cioè non esisteva l'editoria, non esisteva il fatto che si editassero dei libri. E lei non solo li scriveva essendo una donna, cosa che già erano in 3 in tutto il mondo, cioè c'era quell'altra in Germania, come si chiama, famosissima, adesso non mi viene il nome, ma adesso sì, su cui hanno fatto il film. C'erano 2-3 in quell'epoca in tutto il mondo, perché normalmente le donne non studiavano, non sapevano scrivere, non sapevano leggere. Christine, infatti, il film più o meno lo racconta, no? Aveva
un padre che riconosce in lei un talento e nonostante sia femmina la fa studiare e per questo ha l'opportunità di saper scrivere e leggere, però ha una mente che va oltre al suo talento, proprio crea una cosa che non esisteva, che è scrivere e editare doveva dire ovviamente scrivere, perché non c'erano le rotative lì, quelle con cui fanno i giornali, insomma. Scriveva, disegnava e editava anche libri di altri, quindi una sorta di non solo proto-imprenditrice addirittura, sì, sì. No? Sì, sì. Questa forza, questa, ecco, quello che dicevo che forse a noi manca, Cristina ce l'aveva, cioè Cristina aveva la forza di assertiva di dire io so fare questa cosa e la voglio fare anche se nessuno l'ha mai fatta prima di me. Io questa non l'ho mai fatto. Poi secondo me il film penso che rispecchi, oltre che il personaggio, anche tutto il film forse ti rispecchia, cioè la cura di tanti particolari, di però senza, non gridati, cioè anche tutto il film è molto non enfatico, non forzato, è molto, ecco, molto, diciamo, se vogliamo, quasi normale, però curato nel dettaglio. Ti rispecchia anche il film, ci sei stata molto attenta. Poi sono state anche riconosciute queste qualità, perché ad esempio i costumi hanno ricevuto tantissime menzioni, sia per fedeltà sia per qualità. Però non c'è mai questa enfasi che potevi anche fare. Che piaccia o che non piaccia è venuto proprio come io volevo che venisse. E per questo che io sono qui stasera molto felicemente con voi, insomma, perché è venuto e quindi mi piacerebbe che non vi fosse piaciuto, somiglia molto. Vorremmo capire anche da voi cosa ne pensate veramente, senza se posso offenderlo a fare voi. Avete percepito anche voi questa, avete sentito la mano di Stefania Sandrelli nel film, oppure secondo voi era un film che poteva essere stato fatto da qualcun altro, un grande film, magari costumi, regia, oppure avete percepito che comunque dietro ci poteva essere una persona come Stefania Sandrelli? Vediamo se qualcuno ha il coraggio di esporre. Sì. Mi intriga molto, però insomma non voglio chiedervi troppo, Io posso rispondere perché la conosco abbastanza bene, credo. E le somiglia tanto, le somiglia perché appunto ha la profondità, la leggerezza, che sembrano una contraddizione in termini, invece in lei riescono a convivere. Lei è così, è profonda e nello stesso tempo è molto leggera, è molto ironica, è molto spiritosa, è molto affettuosa nello sguardo, proprio, ma non solo verso di me, insomma, sarebbe abbastanza ovvio, ma è affettuosa nello sguardo rispetto a chiunque, all'umanità. E questa è una cosa forse che anche, insomma, il cinema che hai fatto, oltre il tuo carattere, quello che sei. Cioè, io adesso penso a Scola, che appunto. Come Christine mi sono nutrita alla fonte del sapere. Del sapere. Cioè, Scola. Ho trovato molta affinità con Christine. Leggendo. C'è proprio questa, no? Anche Scola, per esempio, io che sono stata spettatrice, lei di affatti ed era dentro a alcuni straordinari film di Scola, io li ho visti da spettatrice e quello che mi innamora ancora di quella commedia italiana di Scola, di Monicelli, è proprio lo sguardo affettuoso verso qualunque personaggio, anche quello più meschino, anche quello più, no, anche quello, però lo descrive nella sua meschinità, ma nello stesso tempo con uno sguardo affettuoso, non cattivo. E l'affetto non toglie la critica, cioè non è che lo sguardo affettuoso assolve,
lo sguardo affettuoso rende più vera la persona, perché tutti abbiamo una parte meschina, tutti abbiamo una parte pigra o cattiva, in tutti noi c'è una parte meno buona, e il fatto di riuscire a guardarla con affetto ti permette di guardarla, perché altrimenti fai finta che non ci siano, metti sotto al tappeto. Invece il cinema più bello è quello che, per me, per il mio gusto, che ha uno sguardo comunque affettuoso verso l'umanità. La cosa che volevo chiederti, abbiamo parlato a cena, però a me più ci penso, più è una cosa che volevo approfondire, magari anche vediamo un po' se vi interessa a voi, cioè che questo film è fatto da un'attrice come Stefania Sandrelli, che raramente un'attrice con la sua storia, un'attrice o attore si mette in gioco anche dopo una carriera così, è un'occasione mancata per il cinema italiano, cioè lo vedo, per te forse è stato un traguardo, però non è stato un punto, io l'avrei pensato anche come un punto di ripartenza, perché un attore o un'attrice con la tua storia importante così nel mondo, che si mette in gioco, fa un film e tutto sommato fa un prodotto di altissimo livello e finisce lì, è una cosa strana. Sai però cosa è successo? È una stranissima, non trovo altri esempi. Infatti la mia paura era ben giustificata, perché la gente si aspetta sempre qualcosa di preconcetto, no? Cioè la gente si sarebbe aspettata da me, che ne so, la storia della mia vita, la storia di me con suo padre, che ne so io, sapore di mare, sapore di sale, che ne so, capito? Sì, che sì, voglio sì, dire? Sì, allora, ma io non è che non l'ho fatto per dispetto, penso che non arrivo a buttar via così la mia vita, a gettarla alle fiere. Per cui, ecco, questa invece è una cosa che a me mi ha contrastato molto, perché io non lo volevo fare per questo motivo, però era troppo il desiderio, così come quando ho fatto La Chiave, perché io sono un po' una scalzone. Quando ho fatto La Chiave, no, sì. quando ho fatto la chiave io sapevo che il nudo la faceva da padrone, no, su uno schermo. E però mi sono stata un momentino, perché mi ascolto molto, e ho detto, ma io lo voglio fare, mi piace questo discorso che c'è, che sputtana un pochino anche mio marito, che veramente si meritava di essere sputtanato. Nonostante l'abbia sposato e nonostante, insomma, abbia avuto anche una vita piacevole con lui. E insomma, ecco, sono fatta così. Però non è che ho fatto questo film per dispetto, penso il pubblico che si aspettava da me sapore di mare. Però rimane un'occasione, rimane per il cinema italiano, secondo me, non un'occasione persa, comunque un'occasione non sfruttata. Peggio per loro, perché effettivamente non dare seguito o non lavorare su queste, sulla discesa in campo dietro la macchina presa di un grande attore così, che poteva anche dare un controllo, è strana questa cosa. Le copie veramente, perché tu hai raccontato questo piccolo particolare, sì, sono andati via gli attori, no, perché magari, ecco, voi non sapete, cioè la distribuzione significa che se tu esci con 20 copie tu hai una, cioè tu non sei, se va bene, ti vede nel 4-5 città dove nel frattempo ce ne sono altri 10 di film che escono. Allora è ovvio che in Italia, dove ci sono moltissimi piccoli centri dove c'è un cinema solo, quando un film esce in 100 milioni di copie vuol dire che tu in tutti i cinema hai quel film, e quindi è ovvio che quel film incassa, no? Se quel film
è distribuito in 20 copie, è matematico. 20 copie vuol dire una copia a Milano, una a Torino, due a Roma, sono posti più difficili, quelli dove la gente ne ha altri 500 di film da scegliere, no? Per cui è un discorso commerciale quello, purtroppo, e il nostro paese sappiamo che qualche problema ce l'ha sulla, no? sul rapporto fra commercio e cultura, c'è qualche circuito che va risolto ancora, non si è risolto, speriamo che si risolva prima o poi, però poi ecco, questo credo che sia uno dei motivi per ma, cui... ma non è un questo è il motivo comunque che ti ha fatto desistere dopo, è proprio l'ispirazione. No. Non è che sei rimasta delusa. No. Beh, insomma, sì. Sì, un po' sì. Perché sei visto. Sì, questo certo. Poi ognuno è libero di fare. Poi oltretutto ho avuto delle ottime critiche. Tu l'hai detto. Sì. Ancora adesso ogni tanto. Delle ottime critiche. Ma ti ricordi quando siamo andati a. E anche all'estero, devo dire. C'era il direttore del festival di Berlino che ha detto ma dov'era questo film? Però ecco, questo è un problema del nostro paese. D'altra parte la scelta era... Sì. Posso farmi una domanda? Non è che forse il fatto che fosse un film in costume usciva un po' forse da quella che è la tendenza che mi sembra ci sia un po' nel cinema italiano, insomma quei pochi film italiani che escono sono tutte commedie più alte. Allora uno che deve fare. No, io le parlo da amante dei film in costume, io li andrei a ricercare tutti perché cosa anomala. Però sicuramente esula un po' da quella che è la tendenza del cinema italiano del momento e questo magari invece avrebbe ricevuto molto più successo invece in America fuori dove, o non so dove o sì o in Inghilterra dove magari queste cose in Francia dove magari hanno tutto un riscontro diverso sempre penso per un motivo lo fanno studiare c'era anche un discorso. Lei diceva giustamente, c'è la scena in cui io mi rapporto con Elvis, che è davvero un grandissimo attore, ora non mi ricordo come si chiama il personaggio. Sartorius, in quel dialogo ci sono delle cose abbastanza forti anche politicamente, cioè se si rapporta quel dialogo a quella che è la situazione politica di questo paese, ma non era comodissimo quello che si diceva nel film. Ecco, calcoliamo che era il 2009, quindi insomma la situazione politica era quella del 2009, non era un film comodissimo, perché io avevo Medusa che voleva farmi fare il film con tutti i soldi che volevo io, con tutti, e io dissi a Venezia, alla mia sinistra avevo Medusa, seduta lei in persona, Medusa in persona, e io dissi domani sì domani ne parliamo. Sono fuggita ovviamente perché volevo fare un piccolo film, cioè come dicevo ecco, per fare poi le cose come vuoi tu devi in qualche modo, come diceva prima, avere il controllo e quindi rinunciare magari a una quantità di soldi di distribuzione, di possibilità in funzione di una libertà maggiore di poter dire e fare il film come vuoi tu. Sì. È un prezzo che si paga poi, no? Avevo un attore francese molto noto che voleva produrre il film, fare Charlton e sarebbe stato perfetto, e poi tra l'altro era francese. Però io volevo un piccolo film, capito, da poter gestire alla mia portata. Non so come se mi spiego, insomma, che ho paura che mi scappassi di mano, capito come? E succede che poi ti scappi. Sì, ecco, io quello che non sopporto, ne parlavamo cena, sprecare le occasioni. Cioè, sprecare le occasioni nei rapporti del mio lavoro. Per me vuol dire fare qualcosa che non ti corrisponda, ecco, vuol dire farsi tirare per la giacca, vuol dire magari avere anche un esito maggiore, migliore,
però non vuol dire fare una cosa che ancora oggi ogni tanto che mi vado a vedere sono pazza di gioia. Io sono veramente una grande fan. Io riprendo, ho guardato un po' le critiche e vedo alcune, cioè una delle cose che viene riportata è la freschezza del film nonostante la situazione in costume e il grande messaggio che comunque arriva per le donne, perché anche il linguaggio è tutto molto... Ecco, volevo capire se voi avevate percepito come donne, cioè la... nonostante l'ambientazione potrebbe essere a... fuori tempo, però se percepite la forza del personaggio, se è venuta fuori, se era anche tua intenzione dare le forze del personaggio, perché è vero che ti rispecchia, lieve e forbito, però insomma niente di pesante, però alla fine tutti coloro che anche criticandolo hanno evidenziato la forza che viene fuori comunque del personaggio femminile. La contemporaneità uguale, sì. Volevo sentire anche se voi avete percepito questo, nonostante il costume che poteva essere comunque un elemento magari fuori moda, poi non è così fuori moda, insomma. No, non era quello il senso. No, certo. No, ma non sto. Sì. No, anzi, grazie per la domanda. Dimmi, ma vai. Io cercavo di non parlare perché... Invece ti abbiamo trascinato... forte valenza di complimento. Allora, se io avessi visto questo film non sapendo che la regista è Stefania Santarelli, io onestamente avrei detto che è di un grande regista. Di un uomo. Infatti ho visto anche mio marito. Indagini. Stefania avere uno stereotipo, insomma, un'immagine, ma è inevitabile. Io onestamente devo dire che questo film, non lo dico per piaggeria perché ora sei davanti, allora io sono rimasta colpita non tanto dalla storia perché la conoscevo, per proprio i costumi, l'ambientazione, l'attenzione anche senza essere, diciamo, pacchiana, l'attenzione al particolare, perché sembrava veramente di essere calati nel tempo, l'attenzione al sudicio delle mani, ma si ci teneva molto ai denti, non volevo dentiere che sporcavo i denti a tutti, sì, era una roba tremenda, mi facevo la prova del sorriso, particolari dei pavimenti o altre cose che denotano secondo me un'attenzione quasi da artista. E poi c'è l'aspetto della fotografia che secondo me è una cosa eccezionale, che non è che vedi comunemente in tutti i film, e quindi al di là poi della scena degli attori che sembravano proprio scelti, forse non dovevo dichiararmi come fare come Cristina, sono pseudonimo, no, forse mi dovevo firmare da uomo, come dire. Veramente io sono rimasta molto colpita, anche perché poi la storia, insomma, è inevitabile, insomma, farsi prendere. Mi fa piacere. È un complimento o un non complimento? Cioè, no, il fatto che alla fine è una cosa che sapevo da quando ho sposato il progetto. Me lo aspettavo, insomma, era inevitabile, come ho detto, perché la gente mi conosce. Quindi hai forzato un po' te stessa o ti sei lasciato andare? No, per evitare di. No, ho detto un treno, cioè se sei letta, un'energia, ero la prima a arrivare, l'ultima a andare via. Mi hanno dato 8 settimane e l'ultima inquadratura l'ho fatta magicamente. L'ultimo giorno dell'ottava settimana, cioè, sono delle cose buffe, per esempio la nave, no? La barca dove si svolge tutto, in realtà
che il cinema poi è finzione, insomma, più del teatro, anche il teatro, però il teatro più o meno una finzione dichiarata, no? Invece il cinema, questa barca era a Cinecittà dentro uno studio. Il grande Marco Dentici, bravissimo. Voi vedete questa quest'ansa del Tevere, no? Meravigliosa cosa. E noi invece vedevamo una cosa azzurra, che è questo blue screen su cui poi viene proiettato dopo, in post-produzione, quello che sì, ovviamente non è stato girato in sequenza. E quindi ci sono delle cose buffe anche, no? Io ho una foto della nave in questo blu e a un certo punto mi avevano fatto un vestito blu, per sbaglio, non per cui io praticamente ero una specie di fantasma, programma, cioè non esistevo, mi sembrava solo la faccia, perché il blu era quello che era la tinta di blu che rifletteva, per cui era come se fossi quando è arrivata Nanà con il costume gli hanno detto no Nanà, questo blu è impossibile da usare, non si può, per cui ha scelto un altro blu. Adesso ci sono dei trucchi, delle comunque, cose, insomma, c'è stata una ciambella che è uscita con il buco per il tempo, per la collaborazione, per la gioia con cui abbiamo girato il film. Non c'è mai stato, ti ricordi? Solo una volta c'è stato un po' un momento di disattenzione. A te che fra un po'. Un'ultima cosa, una curiosità. Come sei arrivata, cioè tu hai fatto una grande carriera come attrice, ti sei preparata, hai studiato poi per fare la regia, ti sei preparata cioè perché poi per arrivare a fare la regia cinema, ecco. Sia come attrice che ovviamente poi come regista. Sì, credo che tutti gli attori prima o poi desiderino passare dall'altra parte della macchina da presa, no? Penso che sia un po' inevitabile, certo. Questa cosa. Però io non l'ho mai avuta né prima né dopo, cioè l'ho avuta con l'incontro con questo personaggio femminile straordinario. Quindi è una doppia magia, nel senso, cioè sì, proprio sì, sì, doppia magia, tripla. Capriola, triplo salto mortale. Sono molto contenta di questo film, veramente molto. E aveva ragione Scola quando mi diceva non lo chiamare filmino, sì, io lo voglio chiamare il mio filmino perché mi piace così, io sono toscana, noi toscani diamo i diminutivi a tutto e a tutti, no? Ed è molto carino anche farlo, devo dire. E quindi sì, lo voglio chiamare, dice no, questo è un film che è sempre verde perché tratta di una cosa che è lì e che speriamo è sempre, è come un punto interrogativo, no? A che punto siamo? No. A che punto siamo? Allora, a che punto siamo, Roccia? Ci vediamo al prossimo. Grazie. Allora, se non avete altre domande, grazie. Dimmi. Nel quanto è regista può meglio rispondere, come regista può meglio esprimere? Ti senti più libera come regista? No, devo dire no, è diverso perché praticamente sei, come posso dire, è lo stesso lavoro. Il nostro è un lavoro fatto di conoscenza e poi io sono molto curiosa, per cui io guardo molto gli attori, li adoro molto. Ci sono anche attrici che amano gli attori, devo dire, e anche registi. Io amo molto gli attori, amo molto i registi, amo molto gli attori con cui ho lavorato, i registi con cui ho lavorato. Li ho sempre guardati, a volte li ho anche spiati e ho appreso, mi hanno trasmesso delle cose e per cui credo che qua ci sia un po', un po' tutta, però nello stesso modo, cioè sia come attrice che come regista, credo, no? Penso.
Grazie a tutti, un applauso, ringraziamo Manna e Stefano Mondrelli, grazie. Grazie.